Birra e lo voglio fare con un amico. Ciao carissimo, benvenuto qui su Radio Millennium. Ciao a te Alberto, grazie per l'ospitalità. Allora, intanto facciamo subito una premessa perché intanto dobbiamo parlare, anzi Donald scusami, dobbiamo parlare di una cosa importante, dobbiamo parlare, come ho già accennato all'inizio del programma, di birra. Sai che la birra è quella, diciamo, quella bibita che alla fine mette tutti d'accordo. Ok, poi c'è chi la... è vero, poi c'è chi la vuole bionda, chi la vuole mora, chi la vuole in un modo o nell'altro. Intanto parliamo della tua attività e di questo brand che si chiama Idea Birra. È basato solo sulla birra o c'è anche altro? Allora, Idea Birra è un contenitore, ovviamente, è un progetto che nasce così, come un colpo di reni in questo periodo qua. Si dice così, un colpo di reni. Sì, sì. Nasce per l'amore della mia famiglia e per l'amore della birra, ovviamente, perché per noi è essenziale l'amore. Quindi abbiamo costruito questo progetto che è diventato realtà da settembre. Ecco, che tipo di prodotti speciali possiamo trovare se veniamo da te da Idea Birra? Allora, Idee Birra, ovviamente Idee abbiamo birra. Prodotti di birra tedesche, spagnole, belghe, americane, ma trovi soprattutto una cosa, Alberto, trovi la crema alla birra, quella dolce, l'unica al mondo, l'ho inventata io, lo sai? Ma dai, davvero? Sì. E come ti è venuta l'idea di creare, insomma, un dolce con la birra? Allora, c'è già una crema alla birra, ma è un po' salata. Io ho creato una crema alla birra dolce perché comunque pensavo a Natale, quando è nato il progetto, e poi dietro in realtà alla Pasqua e alla festa dell'estate. L'estate ci vuole freschezza, freschezza assoluta. La birra è freschezza. Ecco, tu che sai di preciso come si beve la birra? Fredda? Perché poi ci sono anche quelli che dicono no, io la birra calda. Io onestamente faccio veramente fatica a bere la birra calda. Fredda, dai 3-6 gradi. Sempre, dai 3-6 gradi. Ok, e come? Oltre alla crema, mi sono anche inventato i Nicolini, i pralini di cioccolato con ripiena la crema, lo sai, Alberto? Perfetto, di birra, ovviamente. Certo, esatto. Sempre birra, rigorosa, birra fresca, originale, selezionata e storica, soprattutto. Senti, mi hai fatto venire voglia di fare veramente un aperitivo a quest'ora, però tutto a base di birra. Certo. Dove possiamo trovare tutti questi prodotti che ci hai elencato? Allora, la nostra è una realtà, siamo su internet ovviamente, abbiamo il sito ideebirra.it, ma siamo anche veri, ci puoi toccare al nostro Temporary Beer Shop al centro commerciale Gran Giussano di Giussano, ci siamo noi fisicamente. Beh, io mi auguro insomma che questo progetto possa davvero prendere il volo e vedere tanti punti vendita appunto dedicati solo a Idee Birra. Il progetto è molto più grande, lo stiamo, ovviamente è partito, è realtà, ma abbiamo tante cose in ballo per l'estate, vedrai Alberto. Va bene, grazie. Io sicuramente un sorso della tua birra dopo online mi compro una scatola di birra, le provo tutte e poi ti dico qual è quella migliore, va bene? Ok, Alberto, grazie mille. Donald, grazie a te e soprattutto a questa idea geniale che hai avuto con Idee Birra. Grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao.